Signori, eccoci tornati all'allestimento della teca per Cleopatra, che ho dovuto cambiarla. Adesso, se sentite casino di sottofondo, sono quegli esseri malvagi lì che, insomma. Allora, ho comprato un nuovo riscaldamento, ovvero il riscaldamento a filo, il che secondo me è ottimo. Lì dietro vedrete un po' di confusione perché ho tutti i riscaldamenti, tutto quanto qua. Allora, innanzitutto elenchiamo di che cosa ha bisogno un serpente, in questo caso un pitone reale, per vivere. La teca, ovviamente. Una lampadina, che faccia caldo, che non lo faccia, non importa molto. Un terreno, io preferisco la fibra di cocco perché è ottima e costa anche poco. Un riscaldamento, che sia a tappetino o a filo, cambia, io preferisco a filo perché riscalda meglio. Se volete un termostato in modo che non dobbiate regolarglielo voi, che non dobbiate continuare a staccare e attaccare il riscaldamento, cosa abbastanza stressante. E poi bisogno di umidità. Quindi, insomma, noi ora, visto che lei ci ha già abitato in questa teca qua, infatti come vedete è piena di muta perché l'ha finita da poco, ho tirato via fuori tutto, ho messo tutto quanto lì. E adesso andrò a spostare con calma la fibra di cocco per inserire il filo. Ok ragazzi, adesso che abbiamo spostato tutta la fibra di cocco di là, allora io consiglio di farlo senza, prima di mettere la fibra di cocco, però io, ahimè, l'avevo già messa, non potevo tirarla fuori. Adesso cos'è che facciamo? Semplicemente infiliamo qua l'affilo riscaldante da questo buchetto qua che mi sono fatto io. Lo prendiamo tutto con calma. Ovviamente io qua, avendo un po' di confusione, si è incastrato con gli altri fili, però vabbè, c'è nel senso. 2 secondi lo scastro. Ok, ci siamo presi un po' e adesso cos'è che si fa? Semplicemente lo si spande per la teca in modo che occupi quasi tutto lo spazio.
Signori, abbiamo finito di sistemare tappetino e terreno, adesso tiro via gli ultimi paio di mute che sono venute fuori. Ok, ho messo questo pezzo qua per tenere giù il filo. Allora, in genere, se avete serpenti che scavano, il filo vi consiglio calorosamente di fissarlo sotto. Però siccome i pitoni reali, per esperienza, più che altro Cleopatra non scava, sta tranquilla, allora non vado a mettergli fisse, robe che lo fissano il tappetino o cagate varie. Oltre al fatto che non potevo, perché avevo già il terreno leggermente sporco, di conseguenza non si sarebbe fissato comunque. Adesso iniziamo con, insomma, allestire il terrario. Cosa serve ai pitoni reali? Innanzitutto una bella ciotola per Vera, che gli si infila qui giù e poi si copre. Mi raccomando, coprite sempre la parte inferiore della ciotola, perché altrimenti vi si infilano sotto e rovesciano tutto. Cleopatra adesso non è una che va a infilarsi sotto la ciotola così piccole, però tipo lui tende molto a farlo. Poi ci si mette dei tronchi belli grossi, io direi qui centrale. Adesso bisogna fargli un attimo un buchetto così, no? Lo si copre in modo da tenerlo più che altro fermo. Qua anche. E poi si chiude. Questo qui è un legno apposito per i pitoni reali. Ok? Sappiatelo. Se volete prendere legni al di fuori, cioè dalla natura, basta semplicemente, come ho fatto io con questo legno qua, levigatelo, ok? Perché altrimenti vi si riempie di schegge e il serpente dopo, insomma, non se ne è molto felice. Allora, io lo metto qua. Poi io ho anche un pezzo di bambù, bello grosso, insomma, non si sa mai, che glielo metto qua, perché ho notato, in modo da creargli una specie di tana. Qua gli si schiaccia giù il filo. Qua adesso sono venuto un attimo sul filo per colpa mia. Boh, l'ho ributtato giù. Qua ho notato, voglio creargli una specie di tana, perché mi raccomando, vogliono nascondersi. E allora cos'è che faccio? Gli metto questo qui a Y in modo da tenere su il tutto, e poi gli metto questo qua di bambù in modo da potergli creare una tana in questa zona qua. Lei è bella grossa, quindi si può mettere un po' in giro. Boh, poi infine, come addobbi per lei, mi resta questo sasso, che è un masso lavico che ho preso io. Glielo metterei tipo in una zona qua così, in modo da tenere fermo il bambù. Perfetto. Signori, teca per Cleopatra finita. Adesso qui semplicemente si collega tappetino e luce, che ho già tutto il collegamento che va ad attaccarsi qua. Perciò, signori, che dire? Abbiamo finito? Abbiamo. Semplicemente adesso si collega qua. Il filo riscaldante si collega qua e adesso devo semplicemente impostarlo. Non vi faccio vedere tutto il modo in cui si imposta questo, perché ce ne sono molti diversi e a noi non serve saperli. Comunque c'è scritto nel manuale. La mia mano è marrone per via del fibra di cocco. Niente, insomma, allestimento completo. Semplicemente ora c'è da rimettere dentro Cleopatra. Eccola qua, pronta a tornare a casetta sua.